a tutti amici, ben ritrovati, bentornati sul canale. Oggi ci troviamo al Passo Falzarego e stiamo andando a fare il Lagazuoi tramite il sentiero attrezzato Kaiserjäger. Non c'è Nico perché è lavora anche sto weekend. E ciao a tutti, che è you, cioè lavora you, fa fatica you, no dai, puoretto mio amore, dai, chissà che ritorni presto in montagna con me, lo aspetto. Ma oggi sono in ottima compagnia perché ho al mio fianco il mio papi! Buongiorno! E qua lo porto in montagna dopo due anni circa che... Sei due anni che non ti porto più in montagna. Esatto. No, tanto brava sta fioia. Però oggi dai, ne approfittiamo perché lo porto a fare per la prima volta il suo primo sentiero attrezzato. Ho scelto questo appunto che porta alla Lagazuoi, intanto per la vista meravigliosa che abbiamo su tutte le Dolomiti, dalla Marmolada alle Pali di San Martino, a tutte le Dolomiti Ampezzane, Sorapis, Antelao, insomma papi, su un posto meraviglioso te esattamente, porto. Esattamente, bellissimo. E perché il sentiero dovrebbe essere semplicino, noi andiamo su con calma, siamo partiti con calma, dopo ti spiegherò e ti dirò tutto come si fa, va bene? Va bene. Sei in buone mani. Mi fido di te. A dopo. Ceto qua, come che il cuore, ah sì, quelle sono le pale papi. Adesso qua si è nascosta la Marmolada, questa davanti a te qua è il Sas d'Estria e ci sono vie da arrampicate per salirci, c'è una via ferrata e anche una via normale. Sento invogliarti a 60 anni adesso a far ferrate. Ne ancora 60 anni. Vabbè, sì, 50, sono da... quanti? 58. 58? Ops, ti ho dato anni in più. Ops, no dai, te sei giovane, fresco, mai avrei pensato di portarti qua. Sentierino tutto a zig zag per salire, un po' ripidino, ma si fa, vero papi? Sì, dai. Dai. Ma qui adesso a panza sento che ti fa avere sto fiato. Solo qui, oh, dai. Tu dici? Sì, sì, te sei forte, te sei giovane ancora. Dai, 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 forza. Ci mettiamo l'imbrago, il caschetto, il kit da ferrata. E sei pronto? Prontissimo. Ah, madonna, questa è la carica che voglio. Che esplosione di gioia il mio papi. Guarda dove che te porto! Inizia il sentiero attrezzato, faremo tutto questo, il ponte, poi qua c'è un pezzettino da stare un pelino più attenti e poi siamo un po' fuori. Dopo abbiamo l'ultimo strappetto finale. Attaccati bene, bravissimo, occhio non inciamparti sul cavo, adesso qua, bravo, bravissimo, abbiamo finito il primo tratto attrezzato, dove appunto c'è il famoso ponticello. Bambino, bravo, dai, forza e coraggio.
Ecco, ma papi, mai detto ai tuoi amici come ti chiami? Perché sennò gli amici ti chiamano papi. Io mi presento, sono Federico. Ecco. Il papà di Sara Lazzari. Che bel cognome che hai, papi. Eh, alle volte è così. Bello tosto. Dai. Se non si fa fatica, che gusto c'è poi arrivare su, verci la birra così? Chissà che te ferma più, papi. Guarda che bravo. Guarda, caro. Fortuna avere un papi del genere, così attivo, così giovane e in gamba. Mi raccomando, papi, fin 100 anni in gamba, eh? Dopo te porto a fare le passeggiate col bastone, va bene? Papi, dove ti porto? Guarda che meraviglia! Questo è il passo di Valparola, invece, questo qua sotto. Papi, allora cosa dici? Stupendo! Sei stato contento? Contentissimo! Non mi aspettavo che ci fosse un panorama del genere. Un panorama del genere. Merita, ragazzi. Ti porto su posti meravigliosi. Beh, da qua è una vista pazzesca. L'unica cosa negativa adesso è che saliamo in cima alla Gazzoi e c'è l'arrivo della funivia, quindi non avremo il silenzio che avevamo trovato in salita. Tanto ce la siamo goduta. Sei stato bravissimo, papino mio, nel mio cuore. Caro. Ce l'ho fatta. Caro mio papi. Bravo. Ce l'ho fatta. Papi, bravissimo, a noi. Adesso scendiamo per la Forcella Ravenanzes ed evitiamo di fare le gallerie perché se massa gente mi agito e quindi scendiamo dal sentiero normale. Amici, siamo ormai in dirittura d'arrivo. Cosa dire? Stato felice? Contento? Contentissimo. Sono felicissimo in tutto sto viaggio e per me non c'è cosa più migliore. Bella, più bella veramente. No, veramente merita. Merita tanto. Merita. Sono tanto orgogliosa di te e sono proprio felice di averti portato nel mio mondo, papino. Bene amici, noi vi diamo appuntamento a domenica prossima con un nuovo video e questa volta ci sarà Nico assolutamente. Sì. Sì, chissà che Gabi ha finito di lavorare perché sennò veramente, cioè, mi assa sempre da solo sto uomo fuori. Ciao a tutti amici, buona settimana. Ciao ragazzi.